Questo servizio viene offerto da Cellati Moto, concessionaria Beta Motor per Brescia e provincia. Visitate lo showroom di Cellati Moto a Brescia in via Chiusure 234C. In gara con la 125 sedicenne della Valsesia, Filippo Locca su Beta si sta rivelando una delle più concrete promesse del trial italiano. Cresciuto senza clamore ma con una grande costanza di risultati, l'allievo del 7 volte campione italiano Donato Miglio ha tutte le carte in regola per emergere. Stabile nei risultati, a differenza degli avversari che cambiano ad ogni gara, Filippo Locca ha ottenuto con sole 3 penalità la quarta vittoria stagionale, mettendo al sicuro il titolo della categoria TR3. No, la gara è andata benissimo, sono molto contento visto che è la penultima gara e il mio compagno da una parte mi spiace, dall'altra sono contento, è arrivato quinto, quindi ho preso un bel distacco, arrivo all'ultima gara molto tranquillo perché ho 16 punti di vantaggio e niente, sono contento, la gara era bella, sempre un po' facile però tracciata bene, complimenti all'organizzazione, ringrazio tutti i miei sponsor, chi mi sta dietro, il mio seguidore su gita e tutto, complimenti. E alle spalle di Locca si mette in evidenza il pilota di casa Simone Pizzini in sella alla Scecco, evidentemente più abituato di altri a questo tipo di pietre così scivolose. Bravissimo nel corso del primo giro, Pizzini ha rischiato però nel secondo giro di essere agganciato dal piemontese Cristian Natta, il quale si è portato al terzo posto con un solo punto di distacco. Qualche incertezza di troppo sul finire del secondo giro ha rovinato la festa al ligure Federico Lembado su Gas Gas, il quale è ripartito bene ma ha sbagliato ancora alla zona 6, unica sezione dove ha pagato punti al secondo giro. E al termine della gara Lembado ha chiuso al quarto posto con 7 penalità. Evidentemente in difficoltà di concentrazione sui percorsi più facili, il pilota di Paruzzaro Gianmaria Iolite ha stentato a trovare la giusta tranquillità per buona parte del primo giro, che ha chiuso con 5 penalità al quinto posto. Nella seconda tornata Iolite ritrova la giusta guida posando solo 2 piedi in 15 zone, ma questo non gli è bastato per muovere la classifica, confermando così la quinta posizione che lo inguaia però nella graduatoria di campionato. Quattro penalità rimediate sul finire del primo passaggio hanno costretto il bresciano Daniele Tosini su HM Future 300 a chiudere la prima tornata in sesta posizione, che, data la relativa facilità di questa gara, è poi risultata impossibile da recuperare. Infatti, nonostante il solo piede posato in tutto il secondo passaggio, con 8 punti complessivi, non è riuscito Tosini a scolarsi dal sesto posto. Che parlano chiaro per quanto riguarda questo rinnovamento. Proviamo ad alzare le corse per la gioia. Il successo del cuneese Stefano Garnero su Beta della 125 TR3 ha segnato la ricorsa al titolo di questa categoria. Infatti, guidando con grande concentrazione, Garnero ha chiuso la prima tornata con soli 2 errori, passando nettamente al comando. Nel secondo giro Garnero è riuscito a fare ancora meglio posando un solo piede in 15 sezioni e al termine, con 3 penalità complessive, Stefano Garnero ha vinto la sua seconda gara stagionale, guadagnando un discreto margine in campionato sull'avversario Zuccali, oggi solo sesto. Le zone erano, cioè ho girato a 3 in tutto, però erano molto difficili. Ogni volta si rischiava di mettere il piede, erano molto viscide. E difatti il motoclub ha fatto un bellissimo lavoro, delle zone bellissime. Sono riuscito a stare calmo come domenica e sono riuscito di nuovo a vincere questa gara. La dedico a mio papà che mi ha seguito, a Christian e tutta la famiglia che mi segue da casa. E le incertezze sul finale del primo giro hanno appesantito il punteggio dell'abruzzese Davide Zaccagnini in sera alla Beta, quale si è ripreso prontamente, poi è ripartito per il secondo giro con molta più attenzione. Infatti ha pagato una sola penalità sulle 15 zone del secondo passaggio, terminando con 6 errori complessivi al secondo posto.
5 penalità rimediate alla zona 13 hanno rovinato la bella gara del veronese Simone Ferrari in sella alla beta, il quale ha lasciato ancora qualche piede nelle zone centrali del secondo giro. E al termine della sua prestazione con 10 penalità complessive, Ferrari ha chiuso al terzo posto guadagnando il suo primo podio stagionale. E non basta neppure la quarta vittoria a riportare il torinese Andrea Soulier su Gas Gas in vetta alla classifica della TR3 Over 30. Estremamente attento ad ogni passaggio, anche il più semplice, Soulier è riuscito a vincere la gara con sole 3 penalità sui 2 giri, di cui 2 al primo giro. Purtroppo per il pluricampione della categoria i 20 punti di penalizzazione in campionato e il nuovo computo dei punti gara gli hanno reso difficile questa riconquista del titolo. E brillante come sempre nella guida, il trentino Denis Parisi in sella alla Gas Gas non è però riuscito a mantenere la stessa concentrazione dell'avversario Soulier. Infatti ha pagato un paio di punti in più al primo giro e altrettanti al secondo passaggio. Ma questo gli ha consentito comunque di rimanere in seconda posizione fino al termine della gara e prendere ancora punti preziosi per mantenersi in testa al campionato. Un campionato che si risolverà sicuramente alla gara successiva, all'ultima zona probabilmente dell'ultimo giro. Risultato a sorpresa per il pilota di casa Giovanni Pizzini, evidentemente a suo agio su questo tipo di percorsi. Infatti grazie a una guida costante che lo ha visto pagare 4 penalità per giro, Pizzini è riuscito a salire sul terzo gradino del podio. 5 penalità rimediate clamorosamente alla zona 13 hanno rovinato la bella gara del veronese Marco Andreoli su HM Future 300, il quale è scivolato così in ottava posizione provvisoria al termine del primo giro. 2 soli punti rimediati poi nel secondo passaggio hanno riportato Andreoli nella zona alta della classifica, ma non sono riusciti a farlo salire sul podio, dovendo così accontentarsi del quarto posto. In gara su un percorso che ha affermato di non aver gradito, la campionessa italiana Sara Trentini, su beta, non ha mancato comunque di guidare al massimo delle sue possibilità. Infatti ha totalizzato 4 errori sia al primo che al secondo giro, segno che di meglio non è riuscita a fare. E al termine ha vinto con ampio margine, mettendo una seria ipoteca sulla riconferma del suo titolo italiano. Sempre efficace nella guida, la genovese Martina Balducchi in sella alla beta ha pagato qualche errore in più dell'avversaria, al primo giro che ha chiuso con 7 penalità. E nonostante nel secondo passaggio la Balducchi abbia ridotto leggermente gli errori, ha dovuto però accontentarsi del secondo posto. Terzo posto per la genovese Sara Rivera in sella alla beta, molto più staccata nei punteggi, probabilmente alle sue ultime gare. Infatti ha ventilato la possibilità di un suo ritiro per il prossimo anno, ma comunque ha gareggiato bene e ha dovuto vedersela con la giovanissima Elisa Peretti in sella alla Gas Gas, la quale nonostante la moto di piccola cilindrata sta crescendo rapidamente. Infatti ha chiuso al quarto posto ad un punto dall'ex campionessa italiana con 22 errori complessivi. Dieci penalità in più sono il risultato che ha ottenuto la torinese Valentina Peretti, autrice di una gara regolare, che l'ha vista pagare 17 punti al primo giro e un paio di punti in meno nel secondo passaggio. Non possiamo lasciare in disparte Parisi, lo facciamo passare. Grazie bene, questo è il perfetto femminile in quarta linea per questa tappa del... E il campionato italiano di trial si concluderà a Berceto in provincia di Parma il 10 ottobre prossimo con la sesta ed ultima prova. Questo servizio è stato offerto da Cellati Moto, concessionaria Beta Motor per Brescia e provincia. Cellati Motor vi aspetta nel suo showroom a Brescia in via Chiusure 234C.